Oggi va così, anche come gli altri giorni, vi beccate questo sottofondo musicale molto rilassante, in realtà se uno si abitua, delle cicale, ma siamo così, gli alberi e le cicale fanno bordello. Comunque, questo Immaculate di Michael Mohan, alla fine, che com'è? Con Sidney Sweeney, che non ha fatto molto bene in America quando è uscito, con gli incassi. Ovviamente su Letterboxd se ne parla benissimo, perché su Letterboxd c'è la regola del diamo 2 stelle in più rispetto ai film che il loro valore, vabbè, lo sappiamo. Quindi cosa ne penso? Penso che c'è da fare 2 discorsi, uno su Sidney Sweeney e l'altro sul film. Entrambi, posso fare un riassunto, una sintesi, ci hanno provato a fare qualcosa di diverso, ma non ce la fanno. Cioè, alla fine è sempre la solita roba, sempre la stessa, e questo toglie tanto, perché ci hanno provato sia l'attrice che il film. Ma se fai una sorta di First Omen con una parte un po' più slasher, con la Final Girl, esce fuori quella roba lì. Va bene, ora vi parlo anche della Sweeney. Salve, sono Arcadia Hammer, benvenuti. Oggi 3 film, cioè in realtà 2 film e una serie. Dostoevsky parte 1, che vedo subito dopo questo film, e Fly Me to the Moon con la Johansson. E quindi dai, iscrivetevi, supportatemi solo per questo, puntiamo ai 1500 iscritti. Se mi volete vedere anche al di fuori di questi video, ho un secondo canale che ho aperto da poco, Arcadian Plus, dove metto le mie robe. Cioè sul calcio, sul mangiare, sui fatti miei, esattamente, se vi interessasse. Ho fatto un video dove lo presento, e poi Cinefolli sul canale di Cinefrank, quasi ogni giorno stiamo lì per parlare di questo e di altro, cioè di film e altro, di tanti argomenti. Allora, quindi iscrivetevi. Allora, incominciamo molto velocemente, qua si muore, nonostante sia all'ombra, 40 gradi, in altro posto, sto morendo. Dicevo che dentro non posso registrare, se potessi, perché nelle sale, perché si sentono i rumori delle sale, insomma i film, poi ci sono le musichette, e quindi c'è il copyright. Vediamo se riesco a trovare un posto dentro, magari la prossima volta cerco di farlo dentro per mille motivi. Dicevo, da un lato il film ci prova a fare qualcosa di diverso, dall'altro no. Raccontiamo prima la storia. C'è questa giovanissima suora che arriva in Italia, ma è americana, e viene scelta perché per un evento che da bambina le ha salvato la vita, quindi è il volere di Dio, viene presa in questa specie di convento, che però è una sorta di casa di riposo che è costruita sopra delle catacombe, ma ovviamente lei è buona e cara, quindi la Sweeney ha qua una compagna di stanza che è la nostra Porcaroli. E quindi cosa succede? Che succedono cose strane, lei rimane incinta senza motivo, e da qui è il grande mistero, che mistero non è, e questo il film almeno non ci punta tanto, perché lo sappiamo, c'è qualcosa di malefico dietro questa nascita che avviene senza rapporto sessuale, quindi una sorta di Maria, no? Che fa ridere perché la Porcaroli, tempo fa ho portato anche quella legge sul canale, ha fatto il Vangelo secondo Maria, e quindi è strana questa roba qui. Comunque rimane incinta e deve scoprire cosa e come è successo, e quindi il primo tempo è First Omen, secondo è uno slasher come gli altri, essenzialmente. Sto morendo, aiuto! Detto ciò, la storia è questa. Andiamo prima sul film. Il film ci prova a essere qualcosa di più, non solo per il cambio repentino da primo a secondo tempo, che un po' anche stona, se vogliamo, e anche lo stile registico, che però tutto sommato non dico che sia brutto, perché ci hanno provato, come detto, alcuni movimenti di macchina interessanti, inquadrature interessanti, certo un po' derivativo, ma tutto sommato non è così male, e nel complesso ci sono momenti ansiogeni, pochi jumpscare rispetto al solito, una ventina, quindi anche nei momenti, cioè, più banali sì, ma in altri se ne possono fare molto molto di più. La parte nelle catacombe è molto bella visivamente, gli interni funzionano più degli esterni, questo sicuramente sì, e il resto è un po' sì, derivativo, ma tutto sommato ci può stare visivamente al suo perché. Anche le musiche sono la parte più azzeccata del film, stanno dirlo da me, sentirlo dire da me,
ma è così, cioè le musiche funzionano perché ti danno quell'ansietta lì, dai. E gli attori, poi andiamo sulla Sweeney, perché c'è da dire una roba, gli attori, ma sì, ci provano, la Porcaroli fin quando è in scena funziona, lei fa sempre un po' questa ragazza giovane indipendente che è anche un po' volgare, mi fa molto ridere, devo dire, molto brava in questo ruolo, sempre un po' drammatico ma comico della Porcaroli, funziona tantissimo, poi ha un viso pazzesco e si mangia la Sweeney come recitazione, anche se io non ho mai capito perché in queste storie delle suore, no? C'è gente che fuma, che beve, ma come? In un convento non ci dovrebbero essere delle regole severe, ferree, cioè com'è possibile che la gente fuma, beve così, ma cioè, è proprio una festa dove per tutte le sorelle c'è del vino, quindi è un po' strana sta roba, vabbè, comunque. La trama può essere interessante ma un sacco di forzature, colpo di scena che non è un colpo di scena, è un po' strano, quasi sci-fi, aereo. Scusate, no, sci-fi, fantascientifico, perché cioè fai un'altra roba. E quindi un po' forzatino e tutto, quindi la trama fa un... cioè sarebbe interessante, però è narrata male. 80 minuti, 89 minuti con i titoli di coda, proprio hanno fatto una roba pigra, molto molto pigra. Chiudiamo sulla Sweeney, sto morendo di caldo, ragazzi, sto morendo. La Sweeney, lei è conosciuta, e a me dispiace dirlo perché ha fatto delle scelte nella sua carriera, sempre per essere sessualizzata. Certo, ha un corpo così, una maggiorata, come si diceva tanto tanto tempo fa, è un corpo di un certo tipo, quindi non è che puoi escluderlo, no? Un po' come nel calcio quando dicono ma il difensore per saltare in aria deve alzare il braccio, no? Cioè la palla gli finisce sul braccio, non è sempre colpa del difensore, ecco, allo stesso modo, oh ma che è sto bordello! Quindi dicevo che la Sweeney sia un corpo del genere, però il film, nonostante non voglia farci il focus, 3-4 momenti dell'abito bagnato dove si vedono le zinne, se lo poteva anche evitare, cioè nel senso, se il film vuole essere furbetto e vuoi trasportare quel tipo di pubblico che desidera una Sweeney sessualizzata, hai fatto bene, ma allo stesso tempo il film non vuole renderla sessualizzata, quindi è un po' strano. Qua la Sweeney però recita, torniamo alla domanda della copertina, recita? Ni, cioè si impegna, ha almeno 3 espressioni diverse, ma non mi sentirei di dire che reciti. Sicuramente è il miglior ruolo in carriera, si è impegnata, ha scelto anche un ruolo di un certo tipo e sarà nel nuovo film di Ron Howard, Eden, che andrò a vedere al Festival di Venezia in una piccola parte, sicuramente vuol dire che sta cercando di cambiare, però speriamo che non poi scivoli di nuovo nei filmetti dove è mezzo svestita, perché ce li ricordiamo tutti i suoi ruoli. Quindi qua si è impegnata, c'è il momento Final Girl, funziona, quando fa la suora un po' meno, perché ci vuole un po' più di drammaticità, in un certo senso la Porcaroli se la mangia viva. Questo è. Ragazzi, scappolenzo che sto morendo, oltre che mi inizia Dostoevsky, sto morendo. Va bene, scrivete qua sotto, commentate, iscrivetevi, ciao, mamma mia.